mancava anche la pioggia. E ora cosa faccio? Accidenti, Paul dovrebbe essere già qui. Non capisco, ma perché tarda tanto? Non ho scelta. Aiuto! Renzi! Renzi! Ma non è possibile! Paul mi ha vista! Oh, bambino mio, sei salvo! Cosa devo fare? Se è vero che ha visto la mia trasformazione, ora sa il mio segreto. Devo fuggire. E invece lo farò. Scriverò un romanzo sulla porta proibita che conduce al Regno Supremo. Tu sei pazzo! Ma non capisci? Potrebbe essere il libro dell'anno e finalmente riuscirei a diventare famoso. Sei proprio sciocco. Sai che correresti il rischio di far scoprire a tutti il segreto di questa cosa. Ma chi potrebbe pensare che è vero? Crederebbero tutti che è una storia inventata. Non rischiare, Boris. Potrebbe essere pericoloso. Ma figurati! Vuoi darmi retta una volta? Sai, vero, cosa succederebbe se un essere umano venisse a conoscenza del nostro segreto? Non avremmo altra possibilità al di fuori di questa. Saremmo costretti ad ucciderlo. Oh no! E io non voglio farlo! Non posso certo mettermi ad uccidere tutte le persone che leggono il tuo libro. E non credo che lo faresti neanche tu! Renzi! Sei tu? Ma che cosa le hai preso? Spero solo che Paul non si sia accorto della mia trasformazione. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Eppure l'ho vista veramente. Ma non può essere. Forse è stata un'illusione ottica. Certo, non può essere altro. Come? Stavi dicendo qualcosa? No, niente, mamma. Ma caro, mi sembri un po' strano oggi. Vuoi dirmi cosa c'è che Beh, non va? Beh, non ci crederai, mamma. Sembra strano anche a me, ma ho visto una ragazza che conosco trasformarsi in cane davanti ai miei occhi. Oh, ti prego, Paul, non scherzare. Sono già terrorizzata da questo libro di vampiri. Non ti ci mettere anche tu con queste storie, sii gentile. Hai ragione, mamma, scusami. Credo di essere stato vittima di una sorta di strana allucinazione. Sarà colpa della stanchezza. Stasera cerco di andare a letto presto. Ok. Che è successo, Renzi? È da ieri sera che ti vedo un po' strana. C'è qualcosa che non va? Come mai non mangi, cara? Non hai fame? Credo di non sentirmi troppo bene. Infatti ti trovo un po' pallidina stamattina, sai? Se qualche volta tu riuscissi a parlare con tua figlia... Che vuoi dire? Renzi non ci nasconde niente. Che c'entra questo? Non ti interessi abbastanza della sua vita? Non prendertela con papà. Lui questa volta non c'entra niente. Ah, ma allora si tratta di una malattia d'amore. Vuoi stare zitto, Boris? Cara, non vuoi raccontare alla mamma cosa ti sta succedendo? Tra donne ci si capisce meglio. Mi dispiace, mamma, ma non posso dirtelo. Ma che cos'è, Paul? Non riesce a staccare gli occhi dal banco vuoto di Renzi. Non riesco a capire. Che sia successo qualcosa fra loro? Non voglio pensarci. Buongiorno, Paul. Sei tu, ciao Lisa. Dimmi, Paul, sembri preoccupato per Renzi. Pensi le sia successo qualcosa? Oggi non è venuta. Guarda che io non ne so proprio niente. Invece secondo me non vuoi raccontarmelo. Allora, vuoi dirmelo sì o no? Non è niente che ti riguardi. Ehi, Donald, vorrei parlarti un attimo. Com'è antipatico quando fa così. Sono qui, Paul. Volevi parlarmi? Sì, ho bisogno di te. Dimmi pure. Scusami, sai, volevo chiederti se tu credi sia possibile che una persona possa trasformarsi. Trasformarsi? Non sto scherzando, credi sia possibile? Ma naturalmente no, non ci credo.
Neanche se la vedessi con i tuoi occhi? Ma cosa stai dicendo? Non capisco. Forse non ti senti molto bene oggi, è meglio che vai a casa. Dimmi, se tu scoprissi che la ragazza della quale sei innamorato è un mostro, che cosa faresti, eh? Ma che dici, Paul? È solo un'ipotesi. Continuo a non capire cosa vuoi dire, mi sembra impossibile. Oh, salve Renzi, come va? Buongiorno. Renzi? Sì, Paul? Ehi, ma che vi prende a voi due? Vi state guardando in un modo così strano. Come va, Paul? Bene, grazie. Devo aver sognato, non può essere. Giuro che darei qualsiasi cosa pur di sapere la verità. Solo che non so come fare, non posso chiederglielo direttamente, che pasticcio. Mi è venuta un'idea. Prenderò il corpo di Lisa. Mi dispiace, non ho potuto farne a meno. Ed ora che sono Lisa, posso vederti tranquillamente, Paul. E perché vorresti saltare l'allenamento? Non ti senti bene? E infatti non mi sento proprio in forma. Ciao papà, sono arrivata! Oh, come sta la mia piccola principessa? Ciao Paul, non sapevo che tu fossi qui. Beh, visto che ci siamo incontrati, possiamo uscire insieme se vuoi. Certo, è fantastico! Lei è d'accordo, signor Thompson? Come mi hai chiamato? Oh, ma io ora sono Lisa e Paul vuole uscire con lei, non dovrei essere contenta. Senti, sei proprio sicuro, Paul, di volere uscire con me? A chi pensi che l'abbia chiesto? Ti sembra possibile che voglia portare a spasso me? Non sono il suo tipo. Insomma, Paul, se hai deciso di non allenarti, esci con Lisa. Va bene, signore. Del resto era appunto quello che avevo intenzione di fare. Quindi volevi proprio uscire con Lisa, cioè con me? Io non la capirò mai. Prima vuole uscire con Paul, poi quando lui glielo chiede, lei cambia idea. Va a capire le donne. Sento che sto per scoppiare. Accidentaccio! Io e Paul da soli. No, Paul e Lisa da soli. Non devo pensarci, che confusione. Allora, volevi parlarmi di qualcosa, Paul? Sì, infatti. Senti, stamattina mi hai chiesto notizie di Renzi. Sì, è vero, ma dopo è arrivata... Già, a proposito, Lisa, hai trovato niente di strano in lei? Finalmente, adesso saprò. Che cosa intendi con qualcosa di strano? Beh, insomma, voglio dire... Chissà cosa succederebbe se glielo dicessi. Ah, e così hai visto Renzi trasformarsi in un cane, ma caro Paul, non potevi innamorarti di una ragazza normale? No, non glielo dirò mai. Cosa mi stavi dicendo di Renzi? Allora, dimmelo. Oh, non credo che fosse niente di così importante dal momento che l'ho già dimenticato. Ah, veramente? Hai fatto bene, bravo. E poi, in fondo, non ha senso parlarne con estranei. Certo, tu non sei molto amica di Renzi. Ah, più di quanto tu non creda. Questa deve essere la giornata dei misteri, ciao. Ciao, ciao. È proprio come temevo, mi ha vista ed è così preoccupato, quasi più di me. Povero Paul, deve sentirsi così solo con questo terribile segreto. Non può confidarsi con nessuno. Ma dove sta andando? Laggiù c'è solo la mia casa. Devo star mutino. Solo che Paul non voglia raccontare tutto ai miei. Devo fermarlo prima che mamma e papà vengano a saperlo e decidano la sua sorte. Se volevi vedere Renzi, mi dispiace, Paul, ma non è in casa. Ma io... Ma tu non sapevi che non c'era, vero? Ah, capisco. Avete litigato di nuovo. Ecco perché lei era così triste. Ma... Non avete litigato? Allora, mi domando come mai quella povera ragazza l'abbia vista così depressa. Non è facile, ma cercherò di spiegarglielo. Ho capito, ragazzo. Non c'è bisogno che mi spieghi niente. Siamo tra uomini di mondo. La gelosia è una gran brutta cosa. Eh? Però stai attento, non far soffrire troppo la mia Renzi. Ma guardi che hai capito male. No, allora se non hai un'altra ragazza, di che si tratta? Vede, è successo l'altro giorno. Volevamo tanto vederci e un bambino... Cosa? Quando nascerà cercherò di aiutarmi, ma abbassa la voce ora, perché se ti sente Sheila non ti darà il tempo di sfuggirle. Ma è impazzito! Credo sia meglio dirle la verità prima che lei pensi ad altre cose. Renzi, l'altro giorno, per aiutare un bambino... Oh no, taci, Paul! Scusami, ma non riesco a capire.
di chi è questo bambino? Beh, devo andare. Paul, dove vai? Mi devi delle spiegazioni, capito? Chissà cosa voleva dirmi. Papà! Ah! Ti hanno vista mentre ti trasformavi? Renzi, ascoltami. Tu conosci le leggi del Regno Supremo. Lo so che non vorresti, ma devi dirmi chi ti ha vista. Non posso dirtelo. Renzi, devi farlo immediatamente se ti ostini a tacere. Io sarò costretta a fare il rapporto al Regno Supremo. Questa è una situazione di emergenza. Oh, mamma, lo so. Te lo dirò io, Paul. Lo sapevo! L'ho sempre saputo ed è per questo che non volevo che si vedessero. Oh, mamma, ti prego, non uccidere Paul. Sono sicura che lui non racconterà mai a nessuno quello che ha visto. Ti prego, mamma, non farlo. Papà, diglielo anche tu. Renzi, non abbiamo scelta, purtroppo. Renzi! È meglio che muoia io al posto di Paul. Mi sacrificherò. Cosa? Che dici? È tutta colpa mia. Non dovevo dirvi la verità. Dovevo mentire. Ho sbagliato ad avere fiducia in me. Oh! Paul dovrebbe essere già qui. Non capisco perché tarda così tanto oggi. Eccolo! Forza, Paul! Corri ad allenarti! Grazie, cara! Renzi, io non voglio che tu ti sacrifichi per lui! Hai ragione, Ronnie. Non è necessario. Ma Sheila! Non c'è nessuna legge al mondo che possa decidere della vita di un ragazzo, Boris. Oh, mamma! Vuoi dire che salverai la vita a Paul? Ho capito bene! Sì, cara, ma noi dovremo tornare al Regno Supremo, questo lo sai, non è vero? Su, coraggio, andate a prepararvi. Peck, per favore, aiuta Renzi a fare i bagagli. Appena pronti partiremo. Va bene. Oh, Boris. Lo so cosa pensi, Renzi e Ronnie sono sempre vissuti qui e hai paura che soffrano nel Regno Supremo. Ma non preoccuparti, cara, si abitueranno a vivere laggiù e in ogni caso ora non abbiamo altra scelta. È vero, caro. Paul, questa separazione è terribile, ma in fondo è come se avessi sempre saputo che sarebbe andata a finire così tra di noi. In questo momento vorrei che questa mela fosse come quella di Biancaneve. Potrei morderla e avvelenarmi. Così Paul potrebbe salvarmi con un bacio e finalmente vivremo insieme felici e contenti, come nelle favole. Oh, già dimenticavo che se mordo qualcosa mi trasformo nella cosa stessa. Renzi! Sì, papà? Sei pronta, cara? Hai preparato i bagagli? Sarà un lungo viaggio. Ancora un attimo, papà. A proposito, Renzi, perché non vai a salutare il tuo ragazzo prima della partenza? Come? Tanto ormai conosce il nostro segreto. E in fondo, se tu lo avvertissi del nostro ritorno al Regno Supremo, sarebbe meno doloroso il distacco sia per lui che per te. È vero, papà. Tornate laggiù. Sì, in fondo quello è il mio mondo. Ma ne sei sicura? Sì, io appartengo al Regno Supremo. Hai visto anche tu quali sono i miei poteri e come mi trasformo negli esseri che mordo. Sai, Paul, non avrei mai voluto che tu scoprissi il mio segreto, perché la legge del Regno Supremo condanna a morte coloro che vengono in qualche modo a sapere dei nostri poteri. È per salvarti che siamo costretti ad andarcene e volevo che tu lo sapessi. Ma come? Non è possibile! Capisco che per te sia difficile credere ai miei poteri, anche se hai potuto vedere con i tuoi occhi cosa mi succede quando mi trasformo. E adesso attenzione! Signore e signori, questo è l'ultimo spettacolo che Renzi Lupescu offre a questo gentile pubblico! Smettila, non è divertente! Ora guarda cosa so fare! Renzi! Hai visto, Paul, come sono brava? Renzi... Ti prego, non guardarmi così! Addio! Non andartene, Renzi! Torna qui! Non ce la faccio, mi dispiace! Sai, Paul, basta che starnutisca per tornare al mio vero aspetto! È una cosa buffa, vero, amore? Come tutte le leggi del Regno Supremo! Addio, Paul! Dimenticami! Renzi! Renzi! Thank you.
Renzi, è tempo di andare. Sì. Renzi! Sono già andati via. A cosa stai pensando, caro? A tutti i momenti felici che abbiamo vissuto in questo mondo, nella nostra casa. Vorrei poter tornare qui un giorno. Oh, Boris, caro. Papà, voglio restare qui. Renzi! Paul, tesoro! Non andartene, non puoi lasciarmi così! Va più veloce, Boris, non deve raggiungerti. Ecco, mio amore! Renzi, torna qui! Amore mio! Oh, sei pazzo, non dovevi venire... Oh. Oh. Renzi, tu non puoi lasciarmi solo. Ragazzo, mia figlia deve averti spiegato il motivo. Quindi tu sai perché siamo costretti a partire, ma venendo qui ora hai reso tutto più difficile. Ma io dovevo fermarla! Tu sai che non possiamo restare qui. L'unico modo per poterlo fare è uccidere chi conosce il nostro segreto e noi avremmo dovuto ucciderti, Paul. Ma è ingiusto. Questa è la legge del nostro mondo e siamo costretti a rispettarla. Però noi non volevamo ucciderti, così l'unica possibilità che avevamo per salvarti era fuggire. Ma tu, venendo qui, ti sei condannato da solo. Ora tu sai troppo e non possiamo più aiutarti. Dobbiamo giustiziarti in nome di Satana. Eh? Mamma, non puoi farlo! Se lo fai, devi uccidere anche me insieme a lui. Moriremo insieme. Renzi! Renzi! Ma prima di morire, Paul, voglio che tu sappia che io ti ho amato infinitamente. Anche se sono una creatura infernale. Anche se sono diversa da te, in fondo è meglio così. Chissà se saremo mai stati felici in questo mondo. Preferisco morire che vivere lontano da te. Renzi! Ti amo, Paul. Ti amerò sempre. Per questo voglio morire con te. Cara, farei qualsiasi cosa per non vederti soffrire così. Almeno tutto ciò è servito a farmi capire che anch'io ti amo. Ed è per questo che sono venuto qui, per cercare di fermarti. Anch'io non riuscivo a sopportare l'idea di vivere senza di te. E ora, come te, sono pronto a morire per non perderti. Oh. Allora, che cosa aspettate? Siamo pronti a morire, adesso! Forse non è necessario. Dovrà pure esserci un altro modo. E quale? Credo che se Paul diventasse uno di noi, potremmo risparmiarli. E come può diventare uno di noi? Signore, che cosa devo fare? È semplice, per tutta la vita non dovrai mai parlare di quello che hai visto. Tacerò per sempre, glielo giuro. Non è facile, avrai spesso la tentazione di parlarne a qualcuno, ma attento, se lo farai dovrai morire e condannerai a morte anche chi ti ha ascoltato. Sono stato chiaro, ragazzo? Sì, custodirò gelosamente questo segreto fino alla morte. Ora che sai qual è la vera natura di Renzi, continuerai a volerle bene, dimmi la verità. Certo. Paul, dici davvero? Congratulazioni, mia cara sorellina. Tito, tu sei troppo piccolo per vedere certe cose. Lasciami stare. Ecco, ora è tutto a posto. Renzi, cara. Paul. Per sempre insieme, amore. Per sempre. Ora che sono uno di voi, niente potrà separarci. E anche tu finalmente non dovrai più avere paura di nulla. È vero, amore. Mamma, papà, grazie di tutto. Ah, allora non si era dimenticata che eravamo qui anche noi, per fortuna. Tu, cara, non essere gelosa. Io non sono affatto gelosa, solo che ai miei tempi queste cose non succedevano. Comincio proprio a credere che questa miglia ci abbia portato fortuna. Sorellina, liberami da te! E anche stavolta è finito tutto bene. Arrivederci! Cari amici,
Io, Paul e i miei genitori siamo proprio nei pasticci. Satana è arrabbiatissimo e noi dobbiamo difenderci dalle sue ire. Veniamo fatti prigionieri, lottiamo contro la ferocia di un cattivo capitano, ma poi... Beh, questo potrete vederlo nella prossima puntata di Renzi la strega.